Buongiorno a tutti, benvenuti ai bambini, benvenuti agli adulti che sono accanto a loro. Siamo qui oggi, quindi io sono Rosa Giglio, coordinatrice artistica del Palazzetto Bruzzani e Centre de Musique Romantique Française. Accanto a me c'è Elisabetta Garilli, vieni Elisabetta, accomodati. Siamo davvero felici di trovarvi per questo nuovo appuntamento che ci accompagnerà alla scoperta di un'opera miliare appunto, del repertorio che il Palazzetto Bruzzani difende e la cui conoscenza incoraggia, che è il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns. L'occasione è da una parte il centenario della morte di Camille Saint-Saëns e il Carnevale, quindi che quest'anno festeggeremo in maniera un po' diversa, però ci siamo voluti inventare, grazie davvero alla collaborazione preziosissima di Elisabetta Garilli e del suo atelier. Quindi grazie a Serena Bagnato che con la magia della lavagna luminosa ci accompagna a immaginare, evocare atmosfere, Giulia Carli che con le sue movenze vi farà scoprire come sulla musica si muovono questi animali fantasiosi immaginati da Camille Saint-Saëns, e Camilla Baraldi che al pianoforte ci presenta una versione, appunto quella che ascolterete è una versione per un solo pianoforte, quindi che riduce un po' l'organico per cui quest'opera era stata immaginata, ma che comunque vi svelerà tutte le sfumature di queste figure così appunto fantasiose che sono state pensate, immaginate, pensate da Camille Saint-Saëns per divertire un gruppo di amici nel suo salotto proprio il martedì grasso del Carnevale del 1887. E poi Camille Saint-Saëns, che era un autore così serioso, comunque no, preso dalla sua figura di intellettuale, pieno di idee, di interessi, decise di tenere in un cassetto e che non voleva fosse eseguita fino alla sua morte. E quindi questo suo volere venne mantenuto e rispettato, e però appunto i suoi contemporanei si sono privati di una gran occasione di divertimento che speriamo possa accompagnarvi in questi tre appuntamenti che così si susseguiranno per scoprire più da vicino questo Carnevale degli animali. Io ringrazio tantissimo ciascuno di voi, ringrazio davvero di tutto cuore Grazie, Elisabetta Rosa. Garilli e le persone che hanno reso possibile questi appuntamenti. Grazie. Ben arrivati bambini e bambine. Oggi vivremo insieme il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns proprio qui a Palazzetto Bruzzane. Vivremo insieme, sì, perché lo racconteremo insieme. Perché vedete, quello che ci sta più a cuore è che alla fine di questo laboratorio, concerto, spettacolo, lezioni, come meglio desiderate, è che qualcuno di voi, e speriamo in tanti, possiate dire alla fine al papà, alla mamma, ai vostri maestri: ma sai che c'è? Voglio provarci anch'io. E dunque, vi chiedo, avete portato con voi oggi la criniera che vi abbiamo insegnato a fare? Dai, correte a prenderla che io intanto prendo la mia. Eccola qui. Ora la indosso, eh. Ecco. Eh sì, perché mi sono dimenticata di dirvi che oggi impareremo a ruggire. Volete ascoltare bene bene come fa ruggire ognuno di noi, il nostro Camille Saint-Saëns, anzi come far ruggire il leone che è in noi. Prego, maestra Camilla. Proviamo. Proviamo a farlo con la voce. Pronti? Ne vorrei fare un altro. Avete capito che oggi ci divertiremo un bel po'. E un'altra domanda. Avete portato con voi i becchi delle galline? Eh sì, perché oggi impareremo anche a chiocciare. Sì, ma vi ricordate che vi avevo detto che bastava un guanto arancione di quelli che usano la mamma e il papà per lavare i piatti, sì, per cucinare? Dai, correte a prenderlo che io intanto prendo il mio. Eccolo qui. Guarda un po', mi infilo. Per creare esattamente
Un superbecco. Eccolo qui. Ho inserito anche gli occhi, chiaramente. E vado, provo a chiocciare. Aspettate un attimo. Camilla, ci fai sentire come Camille Saint-Saëns fa chiocciare le galline? Ma allora possiamo anche inserire la voce. Proviamo. Allora la criniera l'abbiamo. Abbiamo creato il becco della nostra gallina. Quello che non vi ho detto è che oggi impareremo anche a sgranchirci molto bene le gambe come fanno gli emioni. Sì, gli emioni saltano e corrono dalla mattina alla sera. Ora chiamerò Giulia per mostrarvi come dovremo correre e saltare. Ehi, Giulia! Ben arrivata! Ci puoi mostrare come corrono e saltano gli emioni? Però prima sarà meglio sentire come li dipinge il nostro Camille Saint-Saëns sulla tastiera. Capito, potremmo dire corri, 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 corri almeno 8 volte, poi salta, 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 salta altre 8 volte. Proviamo. E dopo aver corso per un bel po' di tempo, arriva il momento di sgranchirsi, sì, di fare un po' di stretching, di allungare i nostri muscoli, perché Camille porterà in scena, proprio attraverso il suono del pianoforte, un can-can danzato da una splendida tartaruga. Dunque, penso che siamo pronti. Sì, siamo pronti per iniziare il racconto. Un bel giorno di vento, il re leone fu al centro di una grande confusione. È un caprone, è un caprone! Lo indicava alle persone. Un bambino assai agitato. Fier d'aver indovinato. Ma non la vedi? La criniera, la mia coda lunga e fiera, e il mio andar sofisticato. Ma non hai certo indovinato. Io sono il re degli animali che non sono tutti uguali. La questione, bambini, fece scalpore e animò un gran rumore. Facciamo una cosa. Prepariamo una sfilata, un carnevale in gran parata. Così ogni bambino dovrà imparare a riconoscere ogni animale. Allora lui si preparò e poi ruggì un bel "Ah-oh" e "Boh!". Sono sempre il re leone, disse sorridendo un po' sornione. Thank you.
sfilare per seconda sulla cresta di quest'onda. Non si chiama colombina, ma per tutti è la gallina, ingegnosa e sopraffina, raffinata canterina. E il suo muoversi e cantare or dovete ben studiare. Questo è il ritmo del chiocciare. E state attenti a non sbagliare. E dunque ripetete insieme a me. Cocco, 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 codè. Cocco, 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 codè. Cocco, codè. Cocco, codè. Cocco, 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 codè. Cocco, 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 codè. Cocco, codè. Cocco, codè. Cocco, 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 codè. Cocco, 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 codè. Cocco, codè. Cocco, codè. Becca la gallina. Becca la gallina. Becca la gallina. Gallina. Quando è il turno degli emioni, bambini, nascono grandi discussioni. Non fanno altro che scalciare. Vicino a loro non puoi stare. In sfilata son passati e tutti, ma proprio tutti a terra, son cascati. Non son certo delicati, diciamo, ma davvero esagerati. Tartaruga, senza fretta e senza ruga, senza inganno e senza trucco, lascerà tutti di stucco. Per la provvida occasione e l'importanza della questione, ha deciso di danzare e di farsi coreografare da un sapiente ballerino che gli insegna a far l'inchino. Elegante e raffinata oggi a lei la danza è data. Preparate la lezione del cancan in formazione. Thank you.
svegliamo la tartaruga. Andiamo via in punta di piedi. Adesso voi continuate ad allenarvi, così ad allungarvi, e noi intanto andiamo a preparare la seconda puntata. Ci vediamo fra pochissimo.